Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo primo, dal versetto 29 e seguenti, leggiamo: «La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva». La giornata di Gesù a Cafarno inizia con la guarigione della suocera di Pietro. La guarigione fa sì che lei si alzi in piedi e con la salute e la dignità recuperate comincia a servire le persone. Gesù non solo guarisce la persona, ma fa anche in modo che questa si metta al servizio della vita. Il miracolo che Gesù è venuto a compiere in terra è la capacità di amare, cioè di servire. Chi ama serve. Serve gratuitamente, serve continuamente, serve tutti indistintamente. La nostra febbre è l'egoismo, che si esprime nel servirsi degli altri, che porta all'asservimento reciproco. Venire guariti dalla febbre significa recuperare la forza dell'amore, che si realizza nel servire, che porta alla libertà dell'altro. Leggiamo nel Vangelo che a sera, dopo il tramonto del sole, portarono a Gesù i malati e gli indemoniati e lui non li manda via, li accoglie, nonostante la giornata è stata faticosa. Al mattino, quando era ancora buio, si alzò e si ritirò in un luogo deserto a pregare. Ma quando tutti lo cercano, lui rifiuta, non cede, dice no, andiamo da un'altra parte. Gesù si mostra umile, non si lascia tentare dal successo. La tentazione del successo oggi è molto diffusa. Quanti imprigionati dal successo non sanno più riconoscere né se stessi né il loro itinerario e neppure gli altri. Diventano davvero degli idoli per se stessi, beati in un narcisismo in cui il successo è l'equivalente del potere e del dominio. Gesù no, ci insegna a fuggire, ad andare oltre. Non cercare di essere quelli che allettano le folle. Gesù vive con il Padre suo la sua verità. È un grande insegnamento per noi cristiani. Ancora oggi dovremmo ricordarlo, perché questo atteggiamento di Gesù ci dice come lui non organizzava il consenso, ma voleva davvero ripetere quella verità che riceveva dal Padre suo, da Dio. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.